fatto comunicato dove anche specificavo che non è rappresentante legale, poi anche dando un'occhiata sui giornali che ho visto dopo, ad alcuni era scritto anche l'imam e lui sinceramente non è né l'imam né rappresentante legale del centro. Lui diciamo frequentava regolarmente la nostra associazione, era volontariato, faceva di volontariato, dava una mano anche all'interno della comunità, ci ha aiutato anche a sistemare alcune faccende edilizie di sua volontà e anche in maniera gratuita, senza ricevere nessun compenso. Poi sul suo conto noi anche sinceramente la sua brevata non entriamo nel merito. E per quanto ci riguarda la predica religiosa la fa solo l'imam che ha la funzione religiosa, che non è lui ovviamente anche, e sono l'imam autorizzato a fare prediche e sermone del venerdì. Poi per il resto nulla di particolare, insomma, su questo non so. Poi noi quando avremo magari elezioni si possono candidare tutti, magari lui voleva candidarsi, ma Lui aspirava quindi a... quello poteva essere, ma nulla di particolare. Finora sono il rappresentante legale, lui il vice, diciamo, rappresentante legale. Abbiamo anche Samid, il direttivo, ma in Marocco. E il resto sono dei soci, frequentatori che anche non conosciamo sempre perché la moschea è aperta a tutti, che possono essere musulmani e non musulmani. Visto che siamo sul territorio, ci possono passare tutti diciamo, a conoscere la moschea, a conoscerci. Non abbiamo limite, insomma, nell'ingresso. È un ingresso libero, diciamo. Ci dicevano che lui ha avuto un percorso di avvicinamento all'Islam, perché prima era magari un, cioè un fedele un pochino meno praticante, poi pian piano si è, diciamo, fatto più aderente alle regole. È vero? Voi avete notato questo percorso? Come... Noi per notare una cosa dovevamo conoscere la persona prima, ma noi sinceramente lui frequenta da poco, forse possono essere 2 anni, e ci sono anche tante persone che fanno le preghiere, anche soprattutto durante il Ramadan, magari ce ne sono tanti che vengono regolarmente. Noi non possiamo negare che lui frequentava in maniera regolare il nostro centro, ma questo non può brugiadicare la persona o magari può essere un motivo diciamo negativo, perché la politica di questo centro sempre è stata trasparente a favore della pace e della convivenza. Lo dimostra il fatto che siamo andati 2 settimane fa anche dal parroco, che è il nostro vicino, che dove abbiamo anche di buonissime relazioni, perché anche addirittura loro ci sono stati da noi tempo fa. E noi siamo ovviamente contro ogni tipo di violenza o magari estremismo, e questo l'abbiamo dichiarato sempre sui giornali. Quindi la politica di questo centro è chiara, quindi se uno lo frequenta dovrebbe essere d'accordo con questa politica, altrimenti può semplicemente pregare e uscire per i fatti suoi. Che c'è la voce?